Papa Francesco e le armi. Il nostro grande Papa Francesco e le armi. Sì, sì, è intervenuto di nuovo contro le armi, Papa Francesco, ha ragione. Lo leggo sul grande web journal Fanpage, che è ubicato a Napoli. Papa Francesco, due punti, perdere virgolette. No agli investimenti nell'industria delle armi. Guadagnare con la morte è terribile. Sì, sì, è vero. Guadagnare con la morte è terribile. E poi continua. Purtroppo, oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi. Hai ragione, Papa Francesco. Il fatto è però, la cosa strana è che si muore anche senza le armi. Sì, sì, sono molto più le persone che muoiono indipendentemente dalle armi che con le armi. Perché si muore anche senza le armi, Papa Francesco? Perché? Ma chi è che ha stabilito una legge così crudele? Armi o non armi, si deve morire lo stesso, Papa Francesco, perché? Perché, Papa Francesco, non ce lo dici? Chi è che ci guadagna con la morte? L'evoluzione scientifica della specie? O il progetto divino, la creazione divina? Chi è? Purtroppo si muore anche senza le armi, Papa Francesco. Tutti i giorni. Negli ospedali, nelle case di riposo, si muore senza proiettili, a causa di qualche brutta malattia. Ma chi è che ne ha prodotte le malattie? Papa Francesco, chi è che ne ha prodotte le malattie? Ma chi? L'evoluzione scientifica? O il progetto divino? È il progetto divino? Quello del migliore dei mondi possibili? Del grande filosofo e logico Leibniz. Le malattie, Papa Francesco. Parlaci delle malattie, Papa Francesco. Dove andiamo a curarci delle malattie, Papa Francesco? Andiamo a Lourdes? O andiamo nel servizio sanitario? Tu dove vai a curarti le malattie, Papa Francesco? Vai a Lourdes? O vai all'ospedale, fate bene, fratelli? Ah, Papa Francesco, caro, che ti voglio tanto, tanto bene. A te, Papa Francesco, e a tutti voi, tanti cari saluti da tutte le opere di Serafino Mazzoni.